Per la sezione 1, categoria C2, Emanuele Santoro, primo premio assoluto. 100. Primo premio assoluto con 100°, sezione 1, categoria C2, Chiara Di Pietro. Primo premio assoluto,
Con 100 centesimi, sezione 1, categoria C3, Davide Pelliccione. E ringraziamo per la partecipazione l'ex sindaco di Orsogna, che oggi è consigliere regionale, Fabrizio Montepara. Bravo. Grazie professore, è un piacere essere qui, porto naturalmente i saluti del nuovo del sindaco supplente, perché fra pochi giorni andremo in votazione, Cicolini Vincenzo, che purtroppo per impegni di lavoro è fuori. Saluto qui l'assessore Rocco Cipollone, nonché lo staff dell'Istituto Comprensivo del Sogno. Io come sindaco, insieme al professor Orlando e tutta l'Istituto Comprensivo del Sogno, l'anno scorso abbiamo avuto quest'idea, e io ringrazio quindi Ricky e tutti gli altri professori che hanno voluto iniziare questo percorso del concorso per voi ragazzi. È importante perché appunto con la musica, con la capacità di esprimere con lo strumento musicale l'arte che sta dentro di voi, io penso che sia una cosa importante. Oggi come ruolo di consigliere regionale, ecco, questo mi dà lo sprono per impegnarmi affinché la politica prenda sempre più coscienza che l'arte, la musica, la scuola devono diventare il centro dell'attenzione politica, perché dalla formazione, dall'educazione si possono avere ecco, dei cittadini formati, dei cittadini che sappiano e sapranno prendere in mano il reddito della nostra società. Quindi la politica deve impegnarsi su questo e io spero di riuscire a farlo. Grazie ancora e complimenti a tutti i ragazzi. Grazie per la vostra attesa, continua la premiazione, così chi c'è se lo prende direttamente qui. Terzo premio dell'Istituto Comprensivo di Castelfrentano. C'è qualcuno che lo ritira? Prof, ciao. Grazie. L'Istituto Comprensivo di Larino c'è? Mi hanno telefonato, immaginavo. 96 centesimi, primo premio, Istituto Comprensivo Rossetti di Vasto. Maestro di mele? Hanno dato il primo premio.